Buonasera, siamo con il signore. Signore, lei Carlo, si chiama? Carlo Cherubino. Lei di dov'è? Di Siderno. Allora, abbiamo deciso di intervistarla per lasciare una sua testimonianza. Testimonianza di miracolo non ho avuto niente. Sì. Però ho avuto una gioia dentro che sto cambiando come spirito. Grazie alla Madonna dello Scoglio, che ogni volta che vado lì mi sento diverso, mi sento cambiato e mi sento soddisfatto di quell'uomo. Certo, ma che cosa è accaduto che l'ha toccata profondamente? Non so neanch'io spiegare che cosa. C'è una cosa che quando arriva a quel canto, sangue di Gesù scende su di noi, a me mi sento un brivido sotto i piedi e crollo per terra. Certo, lei diceva che una signora... Ah, la mia prima cosa, ho visto una signora, una certa Maria di Pavia, per terra. E mentre ci siamo incontrati il primo agosto del 2007, sì. Mentre passavo mi stendeva la sua mano alla mia e io mi sono messo a piangere perché mi sentivo come svuotarmi di qualcosa. Poi siamo andati allo Scoglio, lì allo Scoglio ci siamo inginocchiati, abbiamo pregato insieme alla Madonna e poi siamo andati fuori al piazzale e ho chiesto come mai ha scelto me a tutta quella gente mentre passavo, come mai ha scelto me. E lei mi ha riferito, come ha detto lei, che mentre passavo Gesù gli ha riferito di dirmi che è molto vicino a me e di venire spesso in quei luoghi e fare confessione e comunione. Ho capito, quindi da lì... E da quel giorno, era sabato, il primo sabato di agosto del 2007, e poi a partire dal prossimo mercoledì, tutte le volte che ci vado, cado per terra. Ho capito, è preso dallo Spirito Santo? È una cosa, sì certo, sono preso dallo Spirito Santo, è una cosa gioiosa sentire queste emozioni dentro. Ma in quell'istante che lei cade, sente qualcosa all'interno del suo organismo? No, non sento proprio niente, solo un brivido sotto i piedi, come una specie di sonnolenza. Quella sonnolenza che mi porta, che al termine cado per terra. La ringrazio signore per la sua testimonianza, siamo dati a Gesù Cristo.